Questa GMG del 2005, la ventesima giornata mondiale della gioventù, è stata convocata da Papa Giovanni Paolo II e presieduta da Papa Benedetto. Giovanni Paolo II era morto qualche mese prima e nel suo messaggio di convocazione parte appunto dal tema, così forse si sente meglio, no? Ecco. Parte dal tema siamo venuti per adorarlo. I magi che seguono la stella e si vuole riprendere in questa GMG idealmente l'itinerario dei magi, lo si vuole percorrere come loro. Essi senza indugio al vedere la stella partirono. La stella li precedeva e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. I magi arrivarono a Betlemme perché si lasciarono guidare dalla stella. Avevano aderito a questo segno e al vedere la stella provarono grandissima gioia nel cogliere questo segno. La stella, che cos'è per noi la stella? Sono i segni con quale Dio ci chiama e ci guida. Dice Papa Giovanni Paolo II, quando si è consapevoli di essere da lui condotti, si sperimenta una gioia autentica e profonda, che si accompagna a un vivo desiderio di incontrarlo, a uno sforzo per seguirlo docilmente. E quindi noi comprendiamo che tutto parte dal desiderio. Allora chiediamoci che cosa vogliamo, noi che cosa cerchiamo, di che cosa ha bisogno il nostro cuore. L'uomo segue ciò che desidera. Cristo suscita nel cuore dell'uomo il desiderio, la nostalgia di Dio, è Lui che lo mette dentro. Sant'Agostino stesso quando incontra Gesù dice: tardi ti ho trovato, io ti cercavo, bellezza tanto antica e sempre nuova, tu mi chiamavi. Ecco, è questo Dio che ci muove, è Dio che ci spinge alla ricerca di Lui. Sono le esigenze del nostro cuore di giustizia, di pace, di verità che solo in Dio si possono compiere. È questo desiderio che ci muove. Quindi nessun uomo è privo di questo desiderio. E il desiderio si trasforma in preghiera. La radice della preghiera è il desiderio. Abbiamo qui gruppi di preghiera voluti da Padre Pio che potessero essere sostegno della casa sollievo. La preghiera che doveva essere come la luce, l'aria è per un albero, così doveva essere per la casa sollievo la preghiera. Diceva, la preghiera è la miglior arma che abbiamo e che apre il cuore di Dio. È come la chiave che apre il cuore di Dio. Lui si definiva, io sono un frate che prega. Cercava sempre il colloquio con Dio. Diceva, pregate figli, pregate senza mai stancarvi, perché è proprio alla preghiera che io affido questa opera della casa sollievo. I magi adorarono il bambino che vedevano con Maria sua madre. E in quel bambino, avvolto in fasce, che giaceva in una mangiatoia, c'è il figlio di Dio venuto sulla terra a morire in croce. È sceso tra noi, si è fatto povero,
per rivelarci la gloria divina e in quel bambino semplice c'era tutta la potenza e la presenza di Dio. Questo significa che Dio ci parla tramite i segni quotidiani. E dice il Papa, rivolgendosi ai giovani, non è forse vero che pure voi siete in ricerca di qualcosa che dia significato alla vostra esistenza? Rivolgetevi a Cristo e non sarete delusi. Benedetto XVI, nella messa celebrata nella spianata di Marlenfl a Colonia, parla dell'Eucaristia. Abbiamo visto nel video che diceva che la ricchezza, la gioia è Cristo nascosto nell'Eucaristia. Il mistero della sua presenza che ci dà la possibilità di essere in comunione con Lui. Parla dell'adorazione che si è tenuta il giorno prima. Dice che Gesù nell'Eucaristia fa qualcosa di nuovo. Anticipando la sua morte, l'accetta e la trasforma in un atto d'amore. E in quest'atto d'amore Gesù qualcosa di nuovo lo fa, trasformando il male in bene. Gesù, con la sua morte, ha attuato il processo di trasformazione per cui l'ultima parola non può essere il male, è la morte, perché la morte è stata ferita dall'interno. E quindi la sua ora diventa la nostra ora, dove la trasformazione della violenza viene trasformata in amore, della morte viene trasformata in vita. E questo porta a continue trasformazioni. E quindi noi diventiamo consanguinei con Lui. Noi in Lui, Lui in noi. E tutto si trasforma in benedizione. Quindi Dio non è soltanto di fronte a noi come il totalmente altro, ma Lui è in noi, dentro di noi. Cristo, Eucaristia, quando noi lo riceviamo, trasforma tutta la nostra vita. Durante l'offertorio viene offerto il pane, il vino, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, vengono offerti tutti i nostri sacrifici e questi vengono trasformati in corpo di Cristo. E quindi quando noi riceviamo il corpo di Cristo, noi diciamo Amen. Tutta la nostra vita viene trasformata in Cristo. Cosa vuol dire? Che tutte le nostre dinamiche, le nostre sofferenze, quello che viviamo, se è vissuto con Cristo, se è fatto trasformare da Lui, diventa fermento di risurrezione. E quindi tutto con Lui si trasforma come segno della sua presenza. Gesù nell'Eucaristia introduce nella Berakà, il rendimento di grazie, in ebraico Berakà, tutto in benedizione. Avviene in Lui una nuova creazione. Un'altra categoria. Papa Benedetto parla dell'adorazione. I magi prostrati lo adorarono. Adorazione, che in greco c'è questa parola proskinesis, che significa sottomissione, e in latino aboratio, che significa portare alla bocca, che significa bocca a bocca. Il bacio, l'abbraccio, il segno dell'amore. E quindi sottomissione acquista un senso nuovo, che non impone cose esterne,
ma libera in funzione di una più intima verità del nostro essere. E quindi Cristo è colui che ci libera, è colui che ci ha amato, è colui che ci rende capaci di amare. Obbediamo a Lui, adoriamolo e saremo veramente gioiosi.